Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Magis of Lotus. Oggi torniamo a parlare di Commander e in particolare, visto gli um, spoiler ormai ultimati, c'è stato anche già il pre-release di Marcia delle Macchine, eh, fa ho fatto una top 10 di quelle che reputo essere le migliori carte per Centurion Commander e per uh, Commander Multiplayer. Uh, a visione anticipo che la ho fatto una classifica unica e la maggior parte di queste carte saranno dedicate al multiplayer però ci sono alcune carte che vi nominerò man mano uh, che parlo del delle singole che secondo me sono molto forti anche in Centurion uh, ci tengo anche a precisare il fatto che questa è una classifica delle migliori carte e poi farò in seguito una classifica che uscirà probabilmente nei prossimi giorni dei migliori comandanti invece quindi adesso abbiamo proprio le carte eh, da giocare nel mazzo, per così dire. Quindi iniziamo subito con, con il nostro video. E partiamo dal fondo con Essence of Orthodoxy. Eh, apro anche Mechapam, così vedete anche l'andamento delle, delle singole carte, che ovviamente non è molto affidabile visto il periodo, perché è appena uscito. Quindi non sono dei prezzi ancora particolarmente attendibili, ma vi invito a seguire i video relativi alla finanza per seguire al meglio anche questa parte qua. Allora, dicevo, Essence of Orthodoxy. Allora, 3-3, costo 5, due bianchi, 3 colorless, creatura pirexiano con volare. Quando lei o un altro pirexiano entrano nel campo di battaglia, incubiamo 2. Allora, ricordiamo a tutti che cos'è eh, Incubate, che è la nuova, una nuova meccanica dice crea un token incubatore con x segnalini più 1 più 1, in questo caso sarà 2 perché incubiamo 2, paga 2, trasforma questo artefatto, diventa uno 00 pirexiano artefatto creatura, quindi in sostanza mettiamo un token con questi segnalini più 1 più 1 sopra, se paghiamo 2 questo token diventa una creatura con il numero di segnalini che, che aveva corrispondenti, quindi in questo caso eh, sono dei 2 2 a costo 2 in pratica. Ora questa carta può sembrare molto strana, molto chiudosa, però in realtà l'ho messa in questa classifica, anche se come ultima, perché credo che abbia un enorme potenziale per due motivi. Il primo motivo è se mai dovesse uscire un mazzo tribale eh, basato sui Pirexiani. Se mai dovesse uscire, e secondo me prima o poi succederà, questa è un'ottima carta, eh, è un ottimo tool per creare proprio il... Um, i pirexiani, cioè è un, un ottimo motore di creazione di, questa, di questi pirexiani. Perché comunque quando entra lei o un qualsiasi altro artefatto. Eh, scusatemi, un qualsiasi altro pirexiano. Quindi ci permetterà di fare una valanga di token. E poi in generale potrebbe essere in qualche mazzo, anche se questa è una cosa molto particolare che per ora non vedo ancora un grosso potenziale. Potrebbe essere un motore di creazione di artefatti e o creature per un qualsiasi altro mazzo che riesce in qualche modo ad abusare magari di qualche cangiante o qualcosa di questo tipo. Però il motivo principale è il primo che ho detto, quindi il fatto che potrebbero nascere dei, comand dei comandanti, dei mazzi completamente dedicati ai perexiani e quindi in questo caso questa carta sarebbe molto molto forte e molto molto performante. Poi passiamo al nono posto per questo tutore, vi chiedo scusa se è <ride> girato da questo lato ma le saghe purtroppo l'hanno fatta così. Uh, invasion of Icoria costa 2 verdi x, è una, una battaglia, scusate non una saga, una battaglia che entra con 6 segnalini, 6 loyalty potremmo dire. Quando entra nel, nel campo di battaglia cerchiamo il grimorio e o il cimitero per una, non, una creatura non umano e la mettiamo sul campo di battaglia, punto. E poi mischiamo se abbiamo cercato in questo modo. Quindi una sorta di uh, finale di devastazione senza rapidità, una sorta di Green Sun Zenith con un mana verde in più, insomma un classico tutore del, del verde, a mio parere molto 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 forte. Però oltre che essere un tutore più scarso sicuramente di finale di Green Sun Zenith e altri tutori, ha un secondo effetto perché è una battaglia, quindi entra con sei segnalini, con sei eh, punti difesa. Quando questi verranno tolti in qualsiasi modo, quindi perché è attaccata, eccetera, si flipperà. Flippandosi questa bestiaccia qua diventa un gigante, diventa zilorta. 8-8 eh, raggiungere, per ogni non creatura non umano che controlliamo, possiamo far sì che questa creatura segni danno come se non fosse bloccata, veramente molto molto forte. Quindi mi piace moltissimo per il Commander e secondo me potrebbe vedere gioco anche in qualche lista di Centurion magari mono verde ehm, come tutore in più, quindi un, un finale in più da giocare nel mazzo, perché è vero che non è rapido, quindi finale sicuramente più forte, Cristin eh, Zenith costa un mana in meno, però è un tutore in più per il verde e comunque non ce n'è troppi estremamente performanti ehm, nel formato. E poi ha un secondo effetto che permette di fare anche un, un velo da sola. Quindi se noi la attacchiamo e riusciamo a toglierla, o troviamo un modo per togliere i segnalini, comunque è un 8-8 raggiungere, quindi è enorme. E poi il fatto che ogni creatura non umano faccia danno come se non fosse bloccata è, un, è anche una win condition, perché noi possiamo girare, già solo lei è un 8-8, quindi è enorme. E poi possiamo girare con le altre creature e segnare danno direttamente, molto molto forte. Quindi... Carta che, che mi piace veramente tanto e che secondo me potrà vedere il gioco sia in multiplayer, anzi sicuramente in multiplayer, che in, um, in Centurion, oltre che in altri formati. Poi saliamo di classifica, City on Fire, costo 5, 3 rossi, incantesimo ma con convoke, quindi possiamo tappare le nostre creature per scontare il costo di mana e aggiungeremo un mana eh, del, dell'identità della creatura tappata per scontarla. Se una fonte che controlliamo sta per fare danno a un permanente o a un giocatore, fa invece il triplo di quel danno. Quindi questa, la, ogni volta che la leggo mi, la, la trovo esagerata. Cioè, è un incantesimo che ovviamente noi non pagheremo mai 8, perché con Convoke riusciremo sempre comunque a, a scontarla. Eh, e fa il triplo, cioè le fonti che controlliamo fanno il triplo del danno. Cioè, è veramente... Tanto, tanto forte questa. Ci permette di fare una quantità di danni assurda. Cioè un bolt eh, fa 9 danni. Non, eh, non, veramente una carta da commander eh, molto molto forte. Ovviamente multiplayer visto il costo di mana. Potrebbe essere che vede gioco in qualche mazzo centurion. Però in questo momento non me ne vengono in mente. Che potrebbero abusarne. Sicuramente multiplayer carta fortissima. Poi la Sunfall costo 5, due bianchi, 3 colorless eh, stregoneria. Esilia tutte le creature, quindi una vratta. Incuba X, dove X è il numero di creature che è esiliato in questo modo. Veramente molto forte. Allora, le vratte in commander sono sempre apprezzate, e il fatto che costi 5 rispetto, per esempio, a Damnation, Wrath of God, le vratte classiche a costo 4, è abbastanza ininfluente in multiplayer. E um, il fatto che noi mettiamo un pezzo, quindi incubiamo. Pari al numero di creature che sono state esiliate, invece, è molto importante. Così come è impattante il fatto che vengono esiliate, non distrutte. Secondo me, questa potrebbe essere una vratta molto, 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 molto forte. Eh, ripeto, esiliare le creature è fortissimo, soprattutto in commander, è molto meglio che distruggere, perché ci permette di uscire da un sacco di proteggini, di cose varie, di ricorsioni dal cimitero, veramente da tutto. E il fatto che incubiamo X pari al numero di creature. Può voler dire che in una partita multiplayer in 4 magari incubiamo, non lo so, 10, 12, cioè facciamo un pezzo enorme il turno dopo, o il turno stesso addirittura. Quindi molto molto forte, è una vratta, quindi in realtà niente di fuori dal, dal mondo, però è una vratta forte. Poi, ehm, Sorgia Salvation, questa invece mi piace veramente tanto, costa un bianco istantaneo, tu i permanenti che controlli guadagni anti malocchio fino alla fine del turno, e previeni il danno che viene fatto da fonti rosse e o nere ehm, alle creature che controlli questo turno. Quindi ci dà antimalocchio fino alla fine del turno. Punto. E in più eh, preveniamo il danno da fonti rosse e o nere. questa può essere molto forte in uh, multiplayer, può essere molto forte in centurion, può essere molto forte in tantissimi altri formati. Perché comunque avere antimalocchio darci antimalocchio a noi è una creatura, è un proteggino, proteggino forte perché lo dà anche a noi ed è una, già un tipo, una tipologia di carta molto giocata, in più il fatto di prevenire il danno da fonti rosse o nere può essere molto importante perché ci può mh, magari dare, eh, dare un turno in più per esempio o comunque salvare magari in qualche occasione dei danni da, da alle nostre creature per esempio che scambiano con quelle dell'avversario, quindi... Carta molto forte. Poi andiamo in su, abbiamo un altro ciccione enorme, etali, questo per il multiplayer ovviamente, costo 7, 2 rossi, 5 colorless, 7, 7 travolgere. Body grosso, quando eh, entra nel campo di battaglia, ogni giocatore esilia la prima carta. Eh, no, scusate, ogni giocatore esilia carte dalla, dalla cima fin quando non esilia un permanente non terra, quindi o una spell o una creatura. Eh, puoi lanciarle senza pagare il costo di mana dalla cima, quindi sostanzialmente entra, tutti quanti sul tavolo esiliano la prima carta eh, e, e tu le casti tutte. La prima carta che sia una spell, quindi non le terre, fortissima, cioè ci fa fare 4 spell, lei più 4 spell, eh, spell nel turno. Mi sembra già una mossa molto forte in command. In più, ha ovviamente un secondo effetto. A costo 10 si flippa, 9 è un verde oppure 9 e basta. E diventa un ciccione enorme con Travolgere Indistruttibile 11/11. -11. Quando fa danno a un giocatore, poi altrettanti Poison Counter, quindi ti one shotta sostanzialmente, perché a, a Travolgere Indistruttibile un 11/11, -11, quindi se passa completo ti one shotta E molto figo il fatto che fa altrettanti Poison Counter, quindi comunque ti dai danni normali. Ehm, veramente una carta che mi piace tanto per il Commander, è estremamente costosa, quindi proprio solo per il multiplayer. Però un bel ciccione di quei livelli saporiti. Poi abbiamo un'altra battaglia. Eh, questa è molto più particolare. Costa 5. È un um, Colorless, entra 4. Quando entra nel campo di battaglia, esilia un permanente non terra. Che, ha che non ha esattamente due colori, quindi esilia un pezzo. Va bene, ma la parte interessante è la seconda, quindi se riusciamo a flipparla, quando lanci una magia che ha esattamente due colori, guarda le prime sei carte del tuo Grimorio. Puoi rivelare una carta che ha esattamente due colori fra queste, e metterla in mano. Il resto lo metti in fondo al grimorio ed è un 5-5. Quindi, molto interessante. Oltre ad avere un body discreto, perché comunque è un 5-5, piccolo non è. Ehm, in Commander non è difficile lanciare spell con esattamente due colori, anzi, è molto molto probabile. E il fatto di comunque guardare le prime sei carte e prendere una. Una carta in mano fra queste può essere molto interessante. Ci sono tanti mazzi che sono sicuro potranno abusare di questa meccanica, perché giocheranno tantissime spell a due colori. Magari sono bicolor, o magari sono dei multicolore però stile Nive Niv Reborn, quindi che giocano un sacco di spell multicolor. Questa è veramente una carta interessante per questi mazzi. Molto, molto bella. Andiamo alla top 3, quindi cominciamo con le carte un po' più interessanti, e vediamo finalmente la spada. Allora, abbiamo chiuso, quasi chiuso questo ciclo, anzi l'abbiamo chiuso, con una spa, la spada blu-nera. Blu Più 2, p 2, protezione dal blu e dal, e dal nero, costo 3. Quando la creatura equipaggiata equipa 2. Quando la creatura equipaggiata fa danno eh, da combattimento a un giocatore, sorvegliamo 2. Se, eh, poi puoi, mettere, puoi castare un istantaneo a stregoneria con costo 2 o meno dal cimitero senza pagare il costo di mana. Se lo fai, viene esiliato. Quindi, sorvegliamo due, mettiamo eh, le due carte, possiamo decidere se lasciarle in cima o al cimitero. Surveil questo fa. E poi lanciamo una spell con costo 2 o meno dal, dal cesso, quindi una sorta di snapcaster in miniatura. Molto, molto interessante per il commander figo. Eh, comunque, sorvegliare due non è scarso. E poi lanciare le spell dal cimitero può essere molto forte. Possiamo lanciare una removal, possiamo lanciare un cantrip uno scartino, insomma, la qualunque. Eh, carta interessante sia per i multiplayer che per l'1v1, per l'1v1 build molto particolari e magari anche una meta call che vede tanto blu e nero nel formato, perché in generale comunque non sono viste benissimo le spade in 1v1 perché sono un po' lente. Top 2, eh, secondo posto la, la mia carta preferita del, del set, Urabrask, costo 4, 4, 4, due rossi, 2 colorless, attacco improvviso. Quando lanciamo un istantaneo e una stregoneria, facciamo un danno a un opponent e aggiungiamo un mana rosso. <ride> già, già qua è fortissimo, ragazzi. Ogni istante, sorcery che facciamo, facciamo un mana rosso e un danno. Cioè, veramente forte come effetto. Praticamente ci sconta tutte le, le magie. Scusatemi. Eh, ci sconta tutte le, le magie. Veramente molto interessante. Poi, se paghiamo un, un rosso. Lo esiliamo e lo facciamo tornare nel campo di battaglia eh, trasformato sotto il nostro controllo. Lo possiamo fare solamente a sorcery se abbiamo lanciato almeno 3 spell nel turno. Allora, lo giro, poi parliamo un attimo di più di questa carta. Girato è ancora più forte, facciamo 3 danni a un, un opponent e a tutte le creature che controlla. Quindi vratte 3 danni, così, a caso. Facciamo tre tesori con il secondo effetto è una saga girato. Con il terzo, fino alla fine del turno, possiamo lanciare istantanee stregoneria da qualsiasi cimitero, qualsiasi non solo il nostro. Eh, se una spell viene lanciata in questo modo la dobbiamo esiliare. Poi finita la saga, lo esiliamo e ritorna girato dalla, dalla fronte. Quindi ricomincia questo loop infinito di flip da una parte e dall'altra. Eh, allora, questa ve l'ho detto, è la mia carta preferita. La trovo una bomba. Uh, allora, vabbè, 4-4 attacco improvviso ci piace, va bene. Il fatto che ci aggiunga mana ogni spell è tantissima roba perché eh, non è uno sconto, perché comunque dobbiamo pagare il mana, però ci aggiunge mana per lanciare altre spell e in più fa un danno. Questo effetto è perfetto per tutti i mazzi storm, quindi tutti i mazzi sia in 1v1 che in multiplayer che puntano a stormare. Um, Multiper ce n'è 250.000, soprattutto con i colori Jesky uh, o Izet. In 1V1 ci sono diversi diversi mazzi. Potrebbe essere un rogue Tevesh o simili Storm. Potrebbe essere anche Nipparun Parun o qualcosa del genere. Um, insomma, ci permette di stormare veramente facilmente perché ci aggiunge mana, ci fa lanciare altre spell e mentre che facciamo questo intanto facciamo anche dei danni all'avversario quindi perfetta se lo flippiamo è fortissimo facciamo tre danni a tutto eh, rampiamo e poi vabbè l'ultimo effetto non eh, <ride> Non so neanche come chiamare. Cioè è veramente una ulti di un planeswalker lanciamo le spell dal cimitero da tutti i cimiteri e eh, va bene Insomma, qualcosa succederà, eh, molto molto forte. Urabrask eh, mi piace veramente tanto. Vedrà sicuramente gioco in, eh, in multiplayer, sicuramente gioco in 1v1 e anche in altri formati. Top 1, eh, anche se io continuo a preferire Urabrask, ma come power level ho deciso di mettere il Fairy: 2-1 costo 2 Flash volare. Eh, quando il giocatore, un avversario, pesca la seconda carta, tu peschi una carta. Uh, a costo 4, tutti i giocatori pescano una carta. L'ho deciso di mettere al primo posto per la versatilità che ha. Questo si può giocare in tutti i mazzi con il blu, in multiplayer, soprattutto. Comunque, un 2-1 con volare lampo, che schifo non ci fa. E il, il terzo effetto, quindi, quando un opponent pesca la seconda carta, in multiplayer è veramente molto importante perché si tende a pescare tanto. Gli avversari pescheranno quasi sempre una seconda carta, comunque capiterà spessissimo, e noi peschiamo con loro. In più è sinergico con se stesso perché a costo 4 tutti peschiamo una carta. Il che significa che um, noi peschiamo una carta e va bene. Loro pesca se siamo in 4 nel tavolo gli altri pescano una carta a testa, ma noi peschiamo 3 carte ancora perché ogni giocatore ha pescato una carta. Quindi cioè, noi peschiamo 4 carte e gli altri 1 a costo 4. Tanta roba. Eh, ho deciso di mettere al primo posto perché mi sembra veramente una carta performante in Commander già solo per l'effetto... Che noi peschiamo, anche senza considerare quella a costo 4, che noi peschiamo quando gli altri pescano la seconda carta. Già questo la rende una carta forte e giocabile. Quindi, questa è la mia top 10. Eh, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se secondo voi ho perso qualcosa. E, ehm, visto che io ho detto con così tanta enfasi che Urabraska è la mia carta preferita, fatemi anche sapere qual è la vostra carta preferita nell'espansione qua nei commenti. Così, niente, vediamo che cosa ne pensate se. Se vi è piaciuta l'espansione, eccetera. Vi ringrazio, ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta.